was downloaded is Ross Partridge, the Dufin Lamb. Le chiedo una cosa ovviamente del film. È stato difficile trovare dei film regista e attore, protagonista. È stato difficile trovare i soldi per fare un film così rischioso. It's not. It's actually not very easy to find the budget for a film such as this. This type of, you know, it doesn't really fit into an independent film. No stars. Kind of, you know, it's a small movie. So we raised it independently with one financier, one person who funded the whole thing. Non è stato semplice trovare finanziamenti per un film come questo, comunque una produzione indipendente, un piccolo film. Abbiamo in realtà costruito la produzione con un finanziatore. E la seconda domanda obbligatoria è: dove ha trovato la ragazzina del film? It's everybody wants to know that question. When we were originally casting in the film, we were concerned about finding the right young child to be able to play this role, and we had a casting director who we went out to, and she said, you know, I thought it was going to be very difficult, and I knew that if I could not find the right young girl to play this, we probably wouldn't make the movie. And the casting director, you know, quickly informed me, she said, there's only probably 5 girls that we could find who could actually play this part. And we found young Una, who was actually one of the original Matildas on Broadway. And as soon as we cast her, we knew she was something special. And as soon as we cast her, literally the day we cast her, she was also handpicked by Harvey Weinstein for the movie Southpaw with Jake Gyllenhaal. So we got lucky. She's on the rise. She's actually doing another film by filmmaker David Lowery called Peach Dragon, which will be out this next year. So. Questa è la domanda che fanno tutti e naturalmente era cruciale riuscire a trovare la giusta attrice, la giusta ragazzina per interpretare questo ruolo. E la responsabile del casting mi ha subito informato che non sarebbe stato facile e ero pronta a non fare il film se non avessimo trovato la persona giusta. In realtà le ragazze erano 3 o 4, una l'abbiamo scelta in qualche modo appena in tempo, lei era già conosciuta per aver interpretato Matildas on Broadway e l'abbiamo in qualche modo soffiata a Weinstein, che poi l'ha immediatamente ingaggiata per un altro film e adesso sta continuando a lavorare. Quanti anni ha? She's now she's 13. Yeah. So she was 11 when we did shoot the film, and she was playing 11-year-old. She looks smaller though. Yes. She looks very young, and she still looks. You know, we actually we premiered the movie, and we thought that, you know, by the time we actually edited the film, that, you know, the next time we saw her, we wouldn't be able to recognize her. She's tall. She's gone through puberty, but she's remained the same little beautiful image that we found early on. Ha 13 anni adesso, è rimasta identica, nel film, quando ha girato il film ne aveva 11 come personaggio, ma è vero che ne dimostra ancora meno, sembra più piccina. Noi quando l'abbiamo rivista per la prima immaginavamo, dato che c'è stata tutta la fase di post-produzione, di trovarla cresciuta, invece è rimasta assolutamente identica. Non vi ho presentato Jennifer Lafleur. Che ruolo, qui c'è scritto attrice e produttrice, che ruolo ha avuto nel film? Yes. Play a very small role, kind of in the middle of the movie. Much of the movie revolves around a bubble that these two characters live in, and every once in a while you just see just a little bit of outside to remind you that reality does exist, and I play a woman who comes across Tommy, who's played by Una Lawrence, at a gas station and kind of shows concern and do feel like maybe for 1 second the bubble might be popped. And then I was a co-producer on the film as well. Il mio è un ruolo molto, molto piccolo, il film è molto giocato su questa bolla dove sono inseriti i due protagonisti e ogni tanto ci sono degli sguardi sulla realtà che li circonda per, appunto, ricordare questo radicamento in un mondo reale.
La mia partecipazione è quella della donna che avvicina la bambina nella stazione di servizio mentre loro sono in viaggio e che intuisce che possono esserci dei problemi, e sono anche una dei coproduttori. Domande? Il film viene da un romanzo, ha rispettato il romanzo o ha cambiato qualche cosa, tante cose? We were faithful to the novel. It's, we had to make certain decisions based on our budget. Again, going back to that, it's a low budget film. So there were certain cinematic choices that we had to make. There was long passages of poetry in the language of the actual novel that we kind of had to, find ways to scale it down or actually include certain scenes that didn't probably take place in the book. Meaning the dialogue took place, but the location, we had to kind of join locations and things like that based on, the ability of where we were shooting and what made most sense for how many days that we were shooting as well. In realtà siamo stati il più fedeli possibile al romanzo, avendo comunque dovuto compiere delle decisioni ancora una volta per motivazioni di budget, ma anche per trasformare il linguaggio letterario in linguaggio per immagini. C'erano molti passaggi con lunghe descrizioni poetiche e noi li abbiamo ridotti e condensati semplicemente mostrando per esempio dei paesaggi. I think, for most people, they do ask the question how faithful we remain to the novel, wanting to know about the main character, wanting to know, was there anything that we took out as far as the extent of their relationship? Was it, were we hiding anything, or were we just omitting things for the sake of our story? But actually, the book was exactly as far as the relationship and the existence of their relationships remained true to what the actual novel. Spesso questa domanda è in riferimento al rapporto che si crea tra l'uomo e la bambina e la curiosità riguarda il fatto che abbiamo magari tagliato o occultato degli sviluppi o dei passaggi nel libro. In realtà no, abbiamo, il loro rapporto è descritto esattamente come noi lo descriviamo nel film. Lei nel film mi è sembrato che giochi molto bene la carta nei confronti dello spettatore, e cioè del metterci in una situazione in cui noi non sappiamo se quel che succede, che sta succedendo un kidnapping, non sappiamo se ci sarà della violenza, e poi invece il film si trasforma in una storia d'amore. You play very well the card of ambiguity for us viewers. We never know if violence going to brush to explode if this is a kidnapping, and then you discover it's not strike. How do you manage to do that? Well, I think that people, the ambiguity is something that exists in the novel and also just exists in human, human condition. Human people, I think, are way more ambiguous than we see typically on film. And to me, that was what was really exciting about the story, was that it was so dimensional in a way that it was so psychological and it didn't quite answer certain things that give you the roadmap in which you know the actual answer. So in the journey of watching the film, I think it becomes more uncomfortable and more engaging in the sense that you aren't sure. And sometimes I think that we're given the hand too quickly in films and a lot of American films that way. So it was a kind of a refreshing thing to experience and portray in a character that is so ambiguous and so not easily defined. L'ambiguità è contenuta nel romanzo e secondo me è un tratto caratteristico di ciascun essere umano, proprio la condizione umana, e secondo me era una nota molto stimolante ed eccitante. Per cui l'abbiamo calcata, nel senso che non volevamo assolutamente dare delle tracce precise allo spettatore, dare già delle indicazioni come spesso accade nei film, a mio giudizio troppo, e quindi abbiamo immerso di fatto il pubblico in una condizione di disagio proprio per
tenere sospeso il senso di questo rapporto e trovo che sia una modalità che non è tanto esplorata nel cinema ma che quindi è fresca e funziona. And one of the things that Ross really focused on was, you know, for the characters, for the story, and for their relationship, was not putting any judgment on it and just kind of presenting it as it is, with everybody kind of coming from, you know, their hearts and doing the best that they can, and then putting it out to the audience to let them decide, you know, what they thought, to make their own judgments and opinions. Una delle preoccupazioni principali di Ross è stata proprio quella di trattare i personaggi e la storia senza esprimere nessun tipo di giudizio, ma semplicemente presentandoli per quello che sono, con la massima sincerità, lasciando poi allo spettatore di decidere in base al proprio vissuto, alla propria sensibilità, che cosa trarre. Il protagonista, lei, dice ad un certo punto: I'm not a bad guy, but I could have been. Yeah, and certainly there are moments, you know. You are talking. I am personally, or as a character. Personally, no, I'm not that guy. Yeah, you know, the thing about this man is he is trying to identify something in himself that he is not, in his everyday life, he's not the person that he really wants to be. And he's always striving to be something else, but I think he's also knowledgeable enough to know that he doesn't quite have the tools and he is not quite ever going to get to experience the goodness that is within him, but yet he's so damaged that there's no way that he can access that. It's not part of his everyday existence to actually be really very good. I mean, he's trying to do the best he can, but yet his unfortunate results of his upbringing cause him to make certain decisions that are not quite, you know, morally copacetic compared to what, you know, what we're used to on an everyday basis. But our existence our history is not the same as his. You know? Sì, il mio personaggio cerca di esprimere al meglio la propria identità e cerca soprattutto di diventare nella vita quello che purtroppo non riesce a essere. Lo vediamo che lotta per essere altro da quello che è, ma di fatto non ha gli strumenti, per cui se da un lato prova a dare il meglio di sé, ha subito troppi danni quando nella sua educazione, ha troppe lacune, troppi vuoti e cerca di mantenere un comportamento che sia eticamente corretto con grosse difficoltà. C'è un'altra cosa che mi è piaciuta molto nel film. Quando nei film americani si parte e si va verso ovest, poi diventa predominante il paesaggio, e invece qui no. Invece qui più il film va all'ovest e più noi ci concentriamo su loro due. More and more character, and here the focus stays on that. We are always following that, which is good. Yeah, I think as Jen said, you know, they're in such a bubble, the situation that they're in, it's hard to really focus on anything else. We've had other questions from people about choosing some of the imagery in the film and why, you know, some of these long periods of there are shots and scenic landscapes that are different from the middle of the movie from the beginning, and a lot of that had to do with just that, was that the intensity of their relationship, you know, it was so hard to kind of see beyond that, and you needed the break for some of the situations because they were extremely intense, the moments, the trying to figure out where this was going to go, whether it was going to be dangerous, whether it was going to be violent. And so we did use imagery in a lot of the ways in order to give a reprieve and give a break for, you know, the viewer to just kind of step back and try to get some sort of perspective on what was happening. Sì, è vero, come diceva prima Jennifer, loro sono in questa bolla ed era difficile per noi e non volevamo peraltro che gli spettatori si concentrassero su altro che non sui personaggi. Il ruolo che ha il paesaggio
è quello in qualche modo di concedere un momento di sollievo allo spettatore dall'intensità che questo rapporto richiede, con tutta la vicinanza del caso, e quindi è quasi un momento di rifugio. Il paesaggio cambia in base a come si evolve la storia. Questo è il suo secondo film, mi sembra. Il primo era Interstate 4. Lei ama molto le strade. I spent, you know, it's true, and I thought about that too. There was a lot of, I spent a lot of my youth, my parents were divorced, and I spent a lot of time in the backseat of my mother's station wagon car, going to and fro from my mother and my father's house. So I feel like there was a lot of my formative years happened in the backseat of a car going somewhere. Sì, probabilmente dipende dal fatto che ricordo di aver trascorso gran parte della mia giovinezza sul sedile posteriore della station wagon di mia madre. I miei genitori erano divorziati e io continuavo a passare da una casa all'altra negli anni cruciali della mia vita, quindi mi ha segnato. Un'altra cosa che mi è sembrata interessante nel film è che di solito i road movies, anche questo è una specie di road movie, compiono un percorso e lungo il percorso ci sono tanti incontri. Qui, a parte quel minimo incontro con lei, non ce ne sono di incontri. Non c'è bisogno di farne incontrare a nessuno. One of the features of road movies is that during the journey, the travelers meet many people. Whilst here, there was no need, there were no encounters with the exception. Yeah, again, we even in the story itself, in the novel, once they meet each other, the poignancy of their meeting was pretty much everything that, you know, comes to the whole novel, was that they needed each other, and really all the other people that didn't matter in the beginning of the film, the other characters that came in and out, and obviously he has relationships to other people, all not good. So it really, the whole transformation of both of these characters were, in essence, because they met one another and the rest of the world just kind of fell away, and so did the logic and so did, you know, the confines of what everyone else was doing or how they view it also went away as well. So it was just important that these two characters had each other and in this moment in time, and who knows what, you know, happened in the end after he drops her off, after they leave each other. Sì, in realtà nel romanzo è molto evidente questo bisogno che ciascuno di noi ha di trascorrere tempo con l'altro. Noi vediamo come sono i rapporti che in particolare il mio personaggio ha nella vita. Non tutti sono rapporti risolti, ma la trasformazione che ciascuno dei due protagonisti compie è grazie a questo isolamento, a questa astrazione che loro fanno dal mondo per trovare una dimensione che confina il loro spazio e che lascia tutto il resto del mondo fuori. Era molto importante concentrarsi su questo spazio perché poi resta in sospeso quello che sarà il futuro di ciascuno di loro una volta che si separano alla fine. C'è una scena strana nel film, quella in cui la bambina non vuole fare il bagno. There's a strange scene when the child. You know, again, it goes, you know, people watch that, and it's a really hard scene to watch, and it goes back to, again, this man's DNA or his psychology, the way he was brought up without such kind of important, you know, nurturing from, you know, a parent, one or the other. His ideas of how to actually, you know, he sees a lot of himself in this young child. And he misses a lot of the things that she may still have the opportunity to have, which is somebody to actually tuck her in at bed at night and tell her that she is loved and she's good enough and she's strong enough. And so some of the, you know, there are moments in the film that he's not really sure how to do it because he was never received that information. He never was given it. So this moment in particular was one of the hardest scenes to shoot in the film because, of course, I had to put my actor through this situation, and at one point when we were shooting, it was the one moment where I kind of
finished the scene. We only did it in 3 takes. We just, our little actress was so damn good that we didn't have to do it much more than that. And after I finished the scene, I kind of, you know, I it was really emotional for me, and I felt horrible. And at one point, I took a walk and kind of stepped outside, and I thought, you know, shit, I think I've screwed myself. I think I've lost the character. There's no way that people are going to be able to tolerate this from this point on with my character. And Una's, the child actress, Una's dad, who was with us the whole time, you know, came over and he started, kind of put his arm around me. He's, you know, he knew I was upset, and said, you know, what's wrong? And I said, you know, I think I've lost the film here. I think I've lost the character. I don't know if we can include this. I don't know how we're going to include this. And he actually looked at me and he said, you know, I'm a parent. I have 3 kids. He said, you wouldn't believe the things that parents do to their children, or the frustration and the anger and the things that come out of our mouths, the things we say, the things, the situations we get in because of that parental frustration. So he said, this is not a big deal. Don't, you know, it is a big deal, but it's not unfamiliar for a parent to act in a certain way that they are used to the kids. È vero che è stata una scena molto difficile, non soltanto da guardare, non lo è soltanto da guardare per il pubblico, ma lo è stata anche per noi da girare. Quest'uomo ha una proiezione nella bambina, ha naturalmente il suo DNA e la sua psicologia, e cerca di accudirla al meglio come può fare, ma essendo lui stesso stato privato di tanto accudimento quando era piccolo, ha dei limiti ben precisi, per cui non capisce, per esempio, che la bambina ha bisogno che sia rimboccata le coperte piuttosto che un gesto di affetto, sentirsi ripetere che è brava, è forte, è intelligente. Non sa come fare perché è un'informazione che lui non ha recepito. E dicevo che è stata difficilissima da girare perché l'abbiamo girata in 3 riprese perché una, la bambina, l'attrice è stata bravissima, ma io mi sono sentito assolutamente orribile alla fine di questi chat. Ho avuto bisogno di allontanarmi ed ero convinto di aver perso il personaggio, cioè di aver dato un'interpretazione che avrebbe reso il mio personaggio assolutamente odioso al pubblico, e quindi sarebbe stato difficile da lì in avanti qualsiasi tipo di identificazione. Ed è stato il padre di Una che invece mi ha confortato perché mi ha detto: guarda, io ho 3 figli e il mestiere di genitore è fatto di tantissime frustrazioni, situazioni come quelle in cui ti sei trovato tu con la bambina e che hai di fatto mostrato nel film non sono gravi e soprattutto non sono sconosciute a nessun genitore, cioè sono anzi una sorta di ordinaria amministrazione, quindi mi ha tranquillizzato. Grazie. E però poi la bambina le fa un grande regalo. Dopo la scena del bagno, un po' più avanti, quando la bambina ha più fiducia in lei, nel personaggio suo, lei appare col asciugamano qui e quel grande asciugamano in testa, e a me è sembrata, mi è venuta in mente, non so se c'entri qualcosa, ma mi è venuta in mente Barbara Stanwyck quando appare sulla scala in Double Indemnity di Billy Wilder all'inizio con l'asciugamano qui, e affascina totalmente, cioè mi creano proprio farci niente. But the child has made a big gift, you know, after this scene when she appears out of the bathroom wrapped in the towel with her body and her head. It made him think about Barbara Stanwyck in Double Identity while on top of the stairs. Wow, yeah. She, Una possesses this quality when we first met her that she just, you know, she's so petite and so small, but yet once you look at her, just her face alone, she transcends age, and she looks almost, I kept saying, you know, like, I saw Sissy Spacek all the time as I was looking at her, just this young kind of, and she's just such a force, you know, and wrapped in a towel, kind of all of a sudden has this mature quality, and when I was working with her, I always thought, you know, I needed to, she's so much younger, she's so much smaller, and I kind of coddled to kind of talk to her, thinking that she's a young kid, and she'd always kind of look at me like, you know, stop looking at me, like, I'm way older than you think, you know, even though I'm 11, I know more than you, and,
she's incredibly bright, so. Sì, questa è veramente la dote di questa bambina straordinaria che è minutissima, ma poi con il viso è capace di trascendere assolutamente addirittura la sua età anagrafica, che è superiore rispetto al suo aspetto. A me ha fatto pensare invece a Sissy Spacek, che quando lei è così giovane, ma ha una sfida costante nel suo modo di essere, proprio nella sua postura, nel suo modo di comportarsi, come a dire: guarda che io sono molto più grande di te nella mia capacità di immaginare delle situazioni. E adesso progetti? Next project. I'm actually developing another story with the writer of the book. So currently just working, she's working on an idea that I had. She's actually turning it into a novel, and then we will eventually do the film of that. And starting to write, you know, we've been kind of on tour, so to speak, with the film, so I haven't had so much time to actually sit, and this happened very quickly, from beginning to end, from writing the whole thing. It's only been in less than, 12 to 18 months or something like that, so it's been very quick, so I'm kind of... The next one is actually set more, it's in the future, and it's kind of has to do with artificial AI, a little bit of artificial intelligence, and the idea of bringing people back if we could. And now I'm an actor as well, so I'm actually doing a show that's on a new Netflix TV series with Winona Ryder, so I'm currently working on that. Sto scrivendo, quantomeno sta scrivendo in questo momento, l'autrice del romanzo su cui è basato Lem, sta scrivendo un nuovo romanzo dal quale intendiamo trarre poi una sceneggiatura per un prossimo film. La lavorazione di questo film è stata molto rapida, in tutto è durata 12-18 mesi e non ho adesso il tempo per fermarmi perché sto ancora girando per la promozione del film. Questo nuovo progetto è ambientato nel futuro e si basa sull'intelligenza artificiale e sulla possibilità di fare tornare le persone, di riportarle sulla Terra, ma essendo io anche un attore sto lavorando adesso a una serie Netflix con Winona Ryder. Le piace fare l'attore e il regista? You like to do that and direct at the same time? Do I like it at the same time for this? It was, I do, you know, I have great people, you have to have great people around you, and all Jennifer and my producers were all amazing to do that in order to have the luxury to do that. But it was also a choice because it's such an intimate movie and such an intimate relationship between this man and this young girl, and I felt that it would be hard enough in a low budget kind of model to be able to afford to try to create the intimacy as a director with a young actress, and then hope that other actor would have that same intimacy and that same kind of private, ability to have that. So it was more just a choice of being resourceful and saying that, we don't have the money or the luxury to be able to kind of just hope that's going to happen. And in terms of developing both careers, are you interested in continuing both? Yes. Per quanto riguarda il farlo contemporaneamente, bisogna circondarsi di collaboratori straordinari, come è stato per me il caso con Jennifer e con altri. La scelta è stata comunque molto personale, proprio per il fatto che si tratta di un tema molto intimo, di un film molto intimo, con un bassissimo budget, e quindi sarebbe stato impensabile affidare una storia che mi stava così a cuore a un attore, quindi a un estraneo, e poi appunto per questioni di budget. E in termini di proseguire entrambe le carriere, sì, intendo continuare sia a recitare che a dirigere il film. Per finire qui, grazie mille. Grazie.